Sesta fatica letteraria per Roberto Sciai, che ha scritto Caravaggio assassino con Marco Lazzeri. Su Caravaggio si è scritto tanto, cosa porta di nuovo questo libro a livello di idea? Diciamo che più di 400 anni fa al centro di Roma c'è stato un duello che è diventato leggendario tra un uomo che non valeva niente e il più grande pittore della storia, Caravaggio. La storia nasconde alcune cose e altre le racconta in modo sbagliato. Abbiamo provato a porre riparo, naturalmente con la fantasia di chi scrive un romanzo, non un saggio. Entrando in dettaglio, ecco, sull'opera, cosa troviamo, come è articolata? Dunque, sì, la storia è arciconosciuta, quindi ci hanno scritto veramente migliaia e migliaia di grandi esperti, quindi l'omicidio di Ranuccio Tomassoni, che era un tizio abbastanza conosciuto nel sottobosco romano. Quello che si è voluto intendere in questo libro è ricostruire quell'omicidio da parte di un protagonista che si chiama Lucifero, che Lucifero, infatti, come dice il nome, non nel senso cattolico Lucifero, ma proprio portatore di luce, nel senso positivo, e farà un'indagine molto approfondita nei meandri di Roma. In questa Roma si scopriranno tante cose che non si sanno o che si sanno male. Una mattinata che conferma una vocazione, come dire, non soltanto alla vendita del vostro esercizio. Noi cerchiamo di ovviamente ospitare svariate presentazioni per dare un tono ancora più aperto, creare un interesse maggiore, un coinvolgimento con tutti i lettori. Far incontrare l'autore significa scretolare quel muro di soggezione che normalmente si viene a creare davanti a una copertina. Uno ignora chi sia in effetti l'autore, cioè dimostrare che l'autore è una persona in carne e ossa che ha delle sensazioni, delle emozioni, delle sensazioni che vuole a sua volta trasmettere con la storia che ha scritto. E di questo thriller storico sono previste presentazioni anche a Roma e nel Lazio. Da Ostia per Canale 10, Alberto Dabbin.